Buonasera, benvenuti a Unica Calcio Lecco. Altra occasione persa per il Lecco per inseguire il sogno della promozione in Serie B. A Seregno i blucelesti vengono battuti dal San Giuliano City, quart'ultimo in classifica. Forse la peggior partita della stagione per i ragazzi di Mister Foschi. Una partita da dimenticare in fretta, così l'ha definita nella sua analisi post partita Mister Luciano Foschi. Sentiamolo. Delusione tanta, ma non per il risultato, che ci sta, nel senso che vedete che questo campionato, quante difficoltà ci sono da parte di tutti, tutte le squadre hanno delle difficoltà, si può perdere con chiunque, lo dico da tempo e anche oggi i risultati dicono questo, deluso non del risultato ma deluso dell'atteggiamento, della prestazione, ma... L'ho detto ai ragazzi, io a fine primo tempo avrei fatto, se avessi potuto avrei fatto 11 cambi, proprio 11 cambi, non avrei tenuto in campo neanche uno. E questo non va bene, perché ci può perdere, ci sta. E quindi oggi credo che sia stata la più brutta partita da quando io sono qua. Non ci sono attenuanti, non c'è niente, l'unica cosa che posso dire a loro discolpa è il fatto di aver giocato la terza partita in 8 giorni, però ci è capitato già altre volte, e anche se in secondo tempo abbiamo avuto una reazione più nervosa che dettata dalle idee, però perlomeno avevamo un atteggiamento giusto che era quello che volevo vedere dall'inizio della partita, così non lo è stato e quindi... Quello che ho detto ai ragazzi, guardatevi la partita domani quando avete giorno libero così e che ognuno di loro possa vedere cosa ha combinato oggi e ripeto, l'ho detto anche a loro, non gli voglio togliere niente di tutto quello che hanno fatto fino ad oggi che è grandioso e che è meritevole solo di applausi perché stanno facendo un campionato eccezionale i miei ragazzi, quindi mi sento solo di ringraziarli per tutto il percorso. Per la partita di oggi, l'ho detto, sono molto deluso per tutto, proprio dall'inizio alla fine. Della partita di oggi non salvo nulla, non c'è niente da salvare. C'è da dimenticarla in fretta, da rimboccarsi le maniche, fare tesoro, perché questo campionato sta andando talmente lento che anche a 12 giornate dalla fine si può fare tesoro ancora di una giornata negativa. Però bisogna crescere in fretta perché se tutte le volte che ci dobbiamo sedere andiamo a gran gala, ci sediamo a tavola e non cominciamo a mangiare perché non sappiamo con che posata cominciare, vuol dire che allora non siamo pronti. Sediamo al gran gala ma non cominciamo a mangiare. Avete sentito questa la metafora usata da Foschi per definire il momento del Lecco più esplicito? Un tifoso d'eccezione dell'Ecco, il giornalista e telecronista di DAZN Ricky Buscaglia. Questo il suo commento rivolto alla squadra su Facebook, lo leggiamo insieme, ma vi rendete conto che un'occasione così non capiterà più? Vi rendete conto che se Vicenza e Pordenone e Novara e tutte le altre non sono scappate finora, significa che non hanno la forza di scappare? Vi rendete conto che 4 punti in questo campionato sono niente? Vi rendete conto che con una striscia di vittorie di fila già stampata all'andata si va in Serie B con la pipa? Lo avete capito che sto treno passa una sola volta e una sola volta nella carriera, nella vita, da qui alla fine, fuori gli artigli. Allora vediamo i risultati ancora una volta impronosticabili di questo turno di Serie C. Novara Albino Leffe 1-2, Provercelli Feralpi Salò 0-0, Pro Patria Vicenza 2-0, Padova Pergolettese 0-3, Juventus Next Gen Piacenza 2-0, Arzignano Pordenone 3-1, Triestina Pro Sesto 0-2, Renate Trento 0-2, Mantova Virtus Verona 2-3. La classifica ora vede in testa la Pro Sesto con 46 punti, Pordenone 45, Feralpi Salò 44, Pro Patria e Lecco 42, dunque Lecco a 4 punti dalla vetta, come faceva notare Ricky Buscaglia. Poi Vicenza 41, Renate 39, Arzignano 38, seguire tutte le altre fino alla Triestina, ancora ultima in classifica con 19 punti.
Non nasconde la sua delusione per la sconfitta con il San Giuliano il portiere dei Blu Celesti, Riccardo Melgrati. Tra le cause, a suo avviso, anche le brutte condizioni del campo. Sentiamolo. Non siamo partiti bene. Siamo entrati in difficoltà sul loro gioco, sul terreno che abbiamo trovato. Poi, secondo me, nel secondo tempo abbiamo cercato di fare un po' meglio. Però essendo già partiti in svantaggio abbiamo fatto un po' più di fatica, ecco. Sicuramente noi ci confrontiamo all'interno del gruppo squadra, il perché, la motivazione poi esatta non ce l'abbiamo di sicuro, però sappiamo e siamo consapevoli che in casa facciamo un altro tipo di calcio, abbiamo un approccio che comunque può essere devastante per chi viene da noi a giocare a Lecco. Fuori casa facciamo un po' più di fatica. Il motivo vero e proprio ancora non l'abbiamo trovato, anche perché sennò avremmo lavorato tempo fa già su quello per arrivare più pronti a questi tipi di partite. Però sicuramente ci interrogheremo in settimana, andremo più a fondo per cercare poi di trovare, per trovare poi appunto una soluzione. Ecco. Sicuramente non dobbiamo farci trovare questi alibi qua, però la differenza di terreno può incidere in un approccio a una gara, ecco, in più se veniamo in un campo del genere è ancora più difficoltoso poi trovare delle giocate che prepariamo su un campo sintetico. Zero alibi di sicuro, ma può incidere sicuramente anche questo. Può essere mancata la prestazione, lo spirito per poter vincere ce lo mettiamo sempre dentro, ecco. Abbiamo fatto dei cambi rispetto a una formazione tipo, tra virgolette, e non abbiamo trovato la quadra istantaneamente, abbiamo trovato delle difficoltà, ma lo spirito ce lo mettiamo sempre. Torna in campo sabato, vediamo la grafica con i prossimi impegni del Lecco. Lecco Novara, sabato 11 febbraio alle 17.30, poi Juve Next Gen Lecco, domenica 19 febbraio 17.30, Lecco Arzignano, domenica 26 febbraio 17.30, Trento Lecco, domenica 5 marzo 17.30 e poi Lecco Pordenone, domenica 12 marzo alle 14.30. Per ora è tutto, come sempre l'appuntamento con Unica Calcio Lecco è a lunedì. Buona serata!